La blockchain è un registro digitale che memorizza dati di qualsiasi tipo, in particolare delle transazioni che hanno di solito a che fare con delle criptovalute tipo i bitcoin, e la cui caratteristica principale è il fatto di non aver bisogno di un intermediario che validi le transazioni stesse. Ad esempio, si consideri un istituto bancario che registra delle transazioni effettuate dagli utenti e ne garantisce appunto la validità. Nel caso della blockchain, invece, il garante non è più uno solo, in quanto da una parte le transazioni sono memorizzate in maniera immutabile e dall'altra possono essere verificate da chiunque, in particolare quindi garantendo la trasparenza. Queste due caratteristiche rendono quindi superfluo il ruolo di garante dell'istituto bancario, trasferendolo di fatto alla blockchain. La blockchain pubblica è un registro digitale in cui delle transazioni sono memorizzate in contenitori, appunto chiamati blocchi, aggiunti ad una catena. Questa catena, per essere modificata, necessita di uno sforzo di calcolo molto importante e di conseguenza si dice che la blockchain è immutabile. In particolare, l'immutabilità di questa catena di blocchi è ottenuta grazie, da una parte, a tecniche crittografiche e dall'altra dal fatto che le copie della catena vengono memorizzate in molti nodi di una rete distribuita, la cui coerenza viene garantita da algoritmi di consenso, ovvero da procedure che validano le transazioni prima che queste siano incluse nella blockchain. Tutto questo accade senza la necessità di un intermediario. Tra i progetti di ricerca e di innovazione in cui FBK è coinvolta e che riguardano la blockchain c'è Distributed Chain of Trust. Questo progetto europeo, in collaborazione con Poste Italiane ed altri partner europei, ha come obiettivo di tracciare la catena logistica per la gestione dello smistamento pacchi. La blockchain è fondamentale per garantire appunto la tracciabilità e l'integrità di questa catena logistica.